È passato più di un mese da quando il Premier Giuseppe Conte, il 9 marzo scorso, ha firmato il DPCM Io resto a casa, imponendoci la quarantena. E probabilmente passeranno ancora diverse settimane prima di poter uscire nuovamente di casa. Vietato ogni assembramento, anche quegli animali. Durante le feste di Pasqua, poi, i controlli sono stati dispendiosi e tecnologici. Ma seppur a casa, non tutti hanno rinunciato alla tradizionale grigliata di Pasquetta. Le forze dell'ordine pattugliano le strade instancabilmente, ma le persone, stremate dall'isolamento, fanno di tutto per eludere i controlli. E spesso sfruttando anche le nuove disposizioni, come quella di poter far uscire i bambini. C'è però chi rompe l'isolamento anche rimanendo a casa, come il pescarese Francesco Simone, commercialista di giorno e DJ di notte, che tutti i giorni mette musica in diretta su Facebook. E quindi siamo stati tutti quanti costretti a rimanere nelle nostre case. A quel punto ho detto io, che cosa ci potrebbe essere adesso per collegarsi con il mondo esterno? Per fortuna abbiamo dei grandissimi strumenti oggi che ci permettono di stare in contatto. Buon pomeriggio! Un'ora on air, cioè un'ora dove tu ti distacchi completamente dalla realtà e da questa situazione che in questo momento comincia a farsi un po' pesante. Così anche i musicisti Sabatini, Serafini e Susini, che da Silvi, Montesilvano e Pescara suonano insieme nonostante la distanza e ci hanno lasciato una prova erculea. È una meta che ce la posso fare. Insomma, anche restando a casa è possibile continuare a coltivare le proprie passioni.